qualcosa del genere c'è già, riguarda un settore specifico che è quello delle case da gioco, dove i croupier percepiscono delle mance, sicuramente di importi ben diversi da quelli che può percepire un cameriere, un barista. Da chi vince, mai da chi perde. Sì. E comunque tanto c'è sempre. E quindi quelle mance vengono suddivise tra tutti i lavoratori, però con un sistema ben preciso che è a conoscenza della casa da gioco, quindi del datore di lavoro. Però parliamo di fattispecie un po' diverse, stiamo sempre nel campo dell'intrattenimento, e però sono tassate, sono assoggettate come se fosse retribuzione. Anche lì adesso finiranno. Parliamo di importi di una certa consistenza. Finiranno perché i croupier saranno sostituiti dall'elettronica e quindi staranno tutti a casa e non ci sarà più neanche più il fattore mancia al croupier che fa partire la pallina quando vuole lui. C'era solo una cosa, che una considerazione che volevo aggiungere, che molti hanno fatto. Allora, intanto oggi noi stiamo parlando della mancia in un periodo di crisi, e quindi è evidente che vista dal punto di vista anche del consumatore, come siamo tutti, ma vista anche dal punto di vista del dipendente, è un introito a cui è difficile rinunciare, quindi assoggettare la contribuzione diventa, sono soldi in meno, come si dice. Qui stiamo cercando di ridurre il cuneo fiscale, in questo modo lo allargheremo. Ma la mancia però c'è sempre stata, quindi la mancia c'è stata in periodi, diciamo, migliori per la nostra economia. Il problema è che alcuni sono posti è se e perché la mancia viene data per certe attività e non per altre. Forse perché queste attività nell'immaginario nostro, dei consumatori in questo caso, vengono percepite come attività un po' più umili, meno appetite da parte della gente. Questo innesca, secondo noi, almeno all'interno di FIBE ne abbiamo discusso, è anche un'idea di come invece deve essere vista l'attività dell'imprenditore e l'attività di chi lavora in questo campo. Quindi lasciamo che la mancia faccia il suo corso, però non pensiamo alla mancia come un compenso per un settore che non ha PIB, insomma. Non dovrebbe essere così, perché, come sento spesso dalle vostre trasmissioni, invece il lavoro, chi opera in questo settore, sia imprenditori che svolgono un ruolo molto importante, senza contare il discorso della socialità. Quindi la mancia non la contestualizziamo nel periodo in cui siamo, perché probabilmente può essere fuorviante. Ragioniamoci in termini più generali, poi è evidente che ci possano essere delle regolamentazioni. Però comunque io invece cercherei di lavorarci sul periodo in cui siamo, perché noi stiamo sempre qui appesi alla ricerca di uscire fuori. Prima, in mattinata, parlavamo della crisi. Bisogna iniziare a considerare che non esiste la crisi, ma esiste un periodo storico, ci siamo dentro, durerà a lungo, ci dobbiamo anche abituare a questo nuovo contesto. Non possiamo vivere sperando che cambi, perché a quanto pare sì, forse cambierà, ma ci vuole del gran tempo, e di conseguenza forse dobbiamo un po' iniziare a renderci conto che è passata un'epoca, che siamo entrati dentro un'altra epoca, e dobbiamo fare i conti anche con questa epoca, se no saremo anacronisti. Certo, questo è vero, questo è giusto. Domande? C'è qualcuno che ha qualche domanda? Ecco, c'è qualcuno di voi che ha un'attività, cioè un pubblico esercizio, magari un ristoratore seduto qui in sala? Speriamo, visto che siamo alla FIPE. C'è uno chef? C'è uno chef? Lo vediamo anche per la mole, no? E per l'abbigliamento. Ecco, chef, buongiorno, come si chiama? Raffaele Soldati. Raffaele, e da dove? La Pavia. Allora, lei, appunto, in quanto chef, qual è la sua esperienza all'interno del suo locale con le mance? Ma guardi, ne parlavamo qualche minuto fa con un... qua, e appunto si diceva che allo chef la mancia non arriva mai. Perché solitamente non si vede nella cucina dietro, e il cameriere, lo sappiamo bene, soprattutto il capo cameriere, che di solito funziona così in Italia, il capo cameriere raccoglie tutte le mance e poi le divide a scala, no? E questo non succede sempre.
questo lo dicevo prima, è vero. C'era una grandissima lamentela, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, avendo poi la brigata di cucina da una parte e la brigata di servizio da un'altra, e poi non è che vanno sempre proprio in vera sintonia, no? Poi a volte si fanno anche dispetti, eccetera, eccetera, che è la roba più triste che può succedere quando tu guardi il tuo personale di servizio che litiga e il cliente che aspetta, robe del genere, che poi si lamentava, diceva: ma come, la brigata di cucina niente? E la difesa da parte dei camerieri è: con tutto quello che guadagna lo chef gli dobbiamo ancora dare la mancia. Però io posso dire di sì, perché lo chef ha uno stipendio sicuramente diverso da quello di un cameriere, ma del lavapiatti non ci si preoccupa mai. E credo che sia invece quello un settore abbastanza importante, anzi il mio lavapiatti, detto anche facchino, credo fosse la persona più importante della mia brigata. Quando avevo qualche problema poi mi rivolgevo a questo, veramente un elemento dimenticato del servizio all'interno del ristorante. E guarda caso, ogni volta che parlo con altri ristoratori mi dicono: guai a toccare il mio facchino, guai a toccare il mio lavapiatti, perché veramente personalità fantastica che non riceve mai nulla, non viene mai considerato, serve solo a portare via la spazzatura oppure a mettere le mani dentro detersivi, eccetera. Quindi io credo, secondo me, che ci dovrebbe essere, no, una regolamentazione anche interna. Io avevo provato a farla e non ci sono riuscito, ma avevo detto: i capi servizio non prendono le mance vengono tutte divise tra il personale, diciamo, allo stesso livello, livello base, tra virgolette. Non ci sono riuscito, mi dispiace. Ecco, sentiamo un po' il pubblico. Buonasera, lei come si chiama? Giovanni Bertolini. Giovanni, allora, quando è l'ultima volta che è andato a cena o a pranzo fuori? Negli anni 60. Ecco, lei è d'accordo alla mancia quando va al ristorante o anche in un bar, in un pubblico esercizio, è sua usanza lasciare qualcosa, oppure crede che il prezzo racchiuda tutto? No, sicuramente volentieri la mancia. L'ultima mancia che ha lasciato? Quando vado al ristorante, se è meritata, siamo volentieri. Quando c'era la lira, mi pare di capire oramai. Voi che siete giovani, tu come ti chiami? Gianluca. Gianluca, quando vai al ristorante magari con la tua fidanzata o tua moglie, non so, non vogliamo farci gli affari tuoi, sei solito lasciare una mancia? Allora, devo essere sincero, no. No, perché? Per principio, è stato un no secco. No, penso sia un po' più, forse per persone di una certa età e per magari ristoranti o locali di un certo livello. Noi giovani magari abituati con le pizzerie o ristoranti abbastanza normali, il conto racchiude tutto. Quindi conferma Gianluca quello che dicevamo prima, cioè ovvero nei ristoranti e nei locali di un certo livello si è soliti lasciare qualcosa, invece nei posti un po' più spartani è già compreso nel prezzo. Altre domande? La mia domanda è la seguente, io a voi tutti della FIPE vorrei sapere: negli anni passati e fino ad ogni giorno, voi siete contenti della formazione organizzativa, economica che avete erogato ai vostri associati? Ma veramente, comunque, cioè a saper far di conto, un concetto di budget, di forecast, di controllo di gestione. Siete contenti oppure avete da... Posso, direttore, ma io credo che se noi dicessimo che siamo contenti saremmo presuntuosi, e noi non possiamo essere contenti, perché intanto questo settore, come che lei conosce abbastanza bene, è un settore molto dinamico e quindi c'è sempre da formare e sempre da imparare. Noi lo diciamo ai nostri imprenditori, che, e molto spesso questo avviene, che insieme alla formazione dei dipendenti è importante che anche l'imprenditore debba, quindi è un settore in cui secondo me non bisogna mai fermarsi, quindi non possiamo dire che siamo contenti, possiamo dire che abbiamo sicuramente fatto degli investimenti in formazione sia per l'impresa sia per i dipendenti, non dobbiamo fermarci, questo almeno, però magari sentirlo dire anche da qualche imprenditore è importante. Sì, sono due aspetti, la formazione obbligatoria è un obbligo di legge per cui naturalmente tutti gli imprenditori fanno fare ai propri collaboratori, poi c'è una formazione, la dico così, facoltativa, che serve soprattutto e dovrebbe servire soprattutto all'imprenditore per crescere,
su questo probabilmente abbiamo più difficoltà. Teniamo presente che la maggior parte delle nostre imprese sono imprese familiari o microimprese, imprese strutturate hanno altri percorsi, hanno altri manager che gestiscono l'impresa. Ecco, su questo abbiamo una grossa difficoltà, stiamo cercando come federazione, attraverso anche la bilateralità, di andare a fare della formazione in impresa per far crescere, soprattutto in questo momento che ricordavano tutti, di grande difficoltà, per dare delle possibilità alle imprese di crescere, soprattutto su quelle che sono la presentazione dei business plan nel sistema creditizio, eccetera, eccetera, la gestione delle imprese. Io prima ho sentito la tua risposta, quando tu dicevi sì, si possono fare le regole, poi però bisogna farle applicare, che è la cosa più difficile. C'è tanta lamentela, almeno per quanto riguarda il mondo dell'agricoltura in particolare, ma credo anche per quanto riguarda il mondo della ristorazione, dell'iperburocratizzazione delle imprese. Ora io però su questo discorso forse di nuovo sono un po' distante, perché secondo me invece la burocrazia, se applicata in modo giusto, può essere facile, può aiutare. Il Far West non porta mai da nessuna parte, quindi la libertà totale dove ognuno fa quello che vuole, secondo me non porta da nessuna parte. Siamo in tanti in questo mondo, forse troppi, bisogna per forza porre delle regole, perché altrimenti si va verso il caos. Secondo me in Italia ci abbiamo un po' sguazzato in mezzo al caos, c'è qualcuno che ha fatto anche il furbo in periodi in cui storicamente ci si poteva approfittare di questo fatto, ora secondo me in questo momento non è più possibile fare i furbi, perché i furbi pagano il doppio. C'è una differenza tra burocrazia e semplificazione. Allora, che pesa molto sulle imprese oggi è la semplificazione, no? Dovrebbe snellire le procedure, dovrebbe aiutare l'impresa a rimanere con costi minori, abbassando e tagliando i costi fissi. La burocrazia ci strozza, cioè per avere qualsiasi autorizzazione, qualsiasi gestione della propria azienda, del personale, eccetera, è una burocrazia vecchia, cioè tante cose non si possono fare se non materialmente andare in un ufficio, cioè noi chiediamo da diverso tempo di poter semplificare facendo le cose online, la posta certificata, tutte cose quello, che poi non quello che tu dici applicate. È la semplificazione, però regole certe e uguali per tutti, che potrebbe essere una bellissima cosa. Noi stiamo subendo una concorrenza sleale, cioè oggi il cibo, visto che siamo a tutto food, cioè ci stanno aggredendo, cioè tutti si permettono di dar da mangiare, lo dicevamo, lo ricordavamo stamattina, senza regole, cioè un mercato oppure per alcune troppe regole. Tra questi pubblici esercizi che devono essere, sono soggetti ancora a autorizzazioni, purché più morbidi e non più contingentamenti, ma a differenza di tanti colleghi, perché poi i panettieri, gli artigiani eccetera, gli agriturismi fanno lo stesso nostro lavoro senza regole, senza nessun vincolo. Ecco, questo sta penalizzando molto anche in quel discorso che si faceva stamattina di sicurezza alimentare, insomma, e di tutela del consumatore. Bene, grazie direi a questo punto per essere stati qui con noi, grazie a tutti. Per questo mio risposto. Sì, dillo tu che sei vice. No, e tu non ti ho sentito, non l'hai ricordato all'inizio, non l'avete ricordato all'inizio. Che cosa? L'accordo? E Canter. Non l'abbiamo ancora sottoscritto. Vabbè, ma lo faremo, c'è un impegno anche col direttore generale. Sì, che non sta attento. Però non gli abbiamo ancora detto quanto gli costa. I costi sono un dettaglio. In mance. Grazie a tutti, grazie ad Andrea Soccolo e a Silvio Moretti dei servizi sindacali della FIPE. No, lo potete dire tranquillamente, ci sono anche illustri giornalisti. Si può dire, abbiamo fatto un accordo bilaterale tra le parti, per cui Decanter Radio 2 diventa la radio.